Interprete per eccellenza, viene definito, della chitarra battente calabrese, esce in questi giorni una nuova traccia del suo concept album Solstizio, si chiama Francesco Loccisano. Appena rientrato da un tour in Spagna, e Gabriella D'Atri lo ha incontrato nella sua Marina di Gioiosa Ionica. Eccola, eccola. Ve la presento, la chitarra battente modello Loccisano. Eccola qui, 5 corde doppie. Mettiamo su uno magico che è... che rievoca il nostro mare. C'è un suono magico che parla della Calabria al mondo, del mare alla freschezza e l'impeto, della storia, la ricchezza delle contaminazioni, della tradizione l'elemento genuino e nostalgico. Francesco Loccisano l'ha incontrato, si è lasciato sedurre, lo ha fatto suo, fino a diventarne l'interprete per eccellenza. A un certo punto del mio percorso mi sono accorto che la chitarra battente aveva un potenziale incredibile e che fino ad oggi non era stato realmente espresso, e non solo, aveva anche delle possibilità compositive, quindi nettamente alla pari anche di altre chitarre che ormai godono di un livello, di una fama internazionale, come la chitarra classica e la chitarra elettrica. 7 anni dopo quell'incontro esce il suo terzo lavoro, è un concept album, un album a tappe, di cui a giorni sarà pubblicata la terza traccia, si chiama Chitarrese e fa parte di Solstizium, che uscirà, come anticipa il nome, il 21 giugno. La musica di Francesco Loccisano è un tenero sentimento d'amore, una passione vibrante, una ventata di energia. È che la chitarra battente è amore. È un potere evocativo unico, cioè è così brillante, così nitida, così chiara, che arriva. Sotto una cascata di riccioli la testa asseconda un ritmo che scuote e trascina. La musica tradizionale l'ha scoperta con i Quarta Aumentata. Poi sono arrivate le collaborazioni importanti, Vinicio Capossela, Gianna Nannini e Eugenio Bennato su tutte, e i viaggi. L'evoluzione quasi inevitabile, la chitarra battente che da strumento identitario è diventata lingua universale. La sua caratteristica è proprio questa, che abbraccia tutto il bacino del Mediterraneo e riesce ad esprimerlo, secondo me, come nessun altro strumento. Se noi proviamo ad interpretare delle melodie medio orientali, Francesco Loccisano, insomma, consegna alla Calabria uno strumento che è la voce di un Mediterraneo che unisce, che fa viaggiare nello spazio e nel tempo. Il movimento intorno alla chitarra battente è nato e forte, adesso serve un progetto. La Calabria si è già mossa, la nostra regione si è già mossa, ricordo io con molto, molto entusiasmo le edizioni del Cavolonia Tarantella Festival insieme ad Eugenio Bennato nel 2005, nel 2006, diciamo che l'entusiasmo popolare è partito, adesso è controllare questo entusiasmo popolare e veicolare questo entusiasmo popolare affinché tutto proceda nei modi professionali dello sviluppo delle cose. Questo è molto difficile, su questo è veramente molto difficile, però ecco, un passo secondo me è stato già stato fatto, ed è anche un grande passo.